Grande Fratello VIP, Soleil abbandona Ecco quando esco dal reality. Colpo di scena al Grande Fratello VIP. Soleil Sorge, una delle protagoniste della sesta edizione del programma, ha annunciato che lascerà presto il programma. Il motivo? L'ex concorrente di Isola dei Famosi e Pechino Express è stanca delle dinamiche che si sono venute a creare all'interno del reality show. Nello specifico l'influencer è stufa del teatrino che si è venuto a creare tra lei, Alex Belli e la moglie Delia Duran. Parlando proprio con l'ex attore di 100 vetrine, Soleil Sorge si è dichiarata scocciata dei giochetti montati dagli autori ai suoi danni. A detta dell'italo-americana non è venuta fuori la sua vera personalità e si è parlato di lei solo ed esclusivamente in merito al legame che ha instaurato con Alex Belli. Soleil Sorge è stata chiara. Pensavo in Mister di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono 2 mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli? L'ex fidanzata di Luca Onestini e Jeremias Rodriguez ha dunque deciso di mollare il Grande Fratello VIP quando non ci saranno più penali da scontare. Il format è stato allungato da Mediaset fino a marzo per via dei buoni ascolti, ma i concorrenti che sono entrati a settembre nella casa più spiata d'Italia potranno andare via a dicembre, mese inizialmente previsto per la finale, senza alcun problema. Lo scorso anno a prendere questa decisione sono stati Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, che non volevano trascorrere le festività natalizie lontane dai propri cari. Quest'anno, molto probabilmente, sarà il turno di Soleil Sorge ma anche di Aldo Montano, Francesca Cipriani, Manuel Bortuzzo, Giuca Scasella. Al momento, però, nessun concorrente ha confermato il suo addio ufficiale al GF VIP. Sicuramente Alfonso Signorini proverà fino all'ultimo a far cambiare idea ai suoi vipponi. Come fatto lo scorso anno con l'ex moglie di Flavio Briatore e il figlio di Alba Parietti. Intanto nuovi concorrenti stanno per entrare in gioco. Dopo Maria Monsa e Patrizia Pellegrino varcheranno la porta rossa Valeria Marini, Giacomo Urtis, Nata Laicaldonazzo, Vera Gemma, Biagio Danelli e Filippo Giordano. 2. Teresa Langella Verissimo. L'ex tronista racconta il suo dramma. Teresa Langella è tornata in TV. La cantante, attrice e influencer è stata invitata da Silvia Toffani in Verissimo per raccontare il suo dramma. Un dramma risalente a qualche anno fa, ma venuto a galla solo di recente per via di un post della diretta interessata su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne è stata vittima di molestie da parte di un chirurgo estetico al quale si era rivolta per un intervento di mastoplastica additiva. La vicenda risale al 2018, ma solo oggi l'ex tentatrice di Temptation Island ha trovato il coraggio di raccontarlo pubblicamente. Complice una causa in corso visto che Teresa Langella ha denunciato insieme ad altre ragazze. A Verissimo la 29enne ha raccontato che il medico, di cui aveva piena fiducia, non faceva entrare la madre durante le visite con la scusa della privacy. Un modo per molestare la sua paziente senza alcuna interferenza. Il seno ma anche altre parti del corpo. Con la scusa che fossero collegate all'intervento chirurgico che non era andato nel migliore dei modi per via di alcuni problemi emersi dopo l'operazione.
Nel bel mezzo della confessione Teresa Langella si è fermata e distrutta ha ammesso: sono qui, ma un po' mi vergogno. Provo a fare la dura, devo essere forte per tutti i messaggi che ho ricevuto. Non è giusto che una donna debba sentirsi in difetto, sbagliata. Teresa Langella ha deciso di parlare pubblicamente della faccenda che aveva nascosto ai suoi genitori solo quando è stata contattata dalla polizia giudiziaria nel 2019. Ascoltando le storie di altre donne ha capito che era giusto non mantenere più quel terribile segreto. A consolarla la padrona di casa Silvia Toffanin, che l'ha spronata a non vergognarsi per quanto accaduto. In un secondo momento è entrato a Verissimo Andrea Del Corso, il fidanzato che Teresa ha conosciuto alla corte di Maria De Filippi. L'ex corteggiatore è molto vicino alla compagna, la sta aiutando a superare questo momento complicato, e ha spiegato che presto convoleranno a nozze. Quando? Ad oggi non è stata ancora stabilita una data, ma Andrea ha assicurato che la proposta di matrimonio arriverà in maniera del tutto inaspettata. Teresa Langella è tornata in TV. La cantante, attrice e influencer è stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare il suo dramma. Un dramma risalente a qualche anno fa, ma venuto a galla solo di recente per via di un post della diretta interessata su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne è stata vittima di molestie da parte di un chirurgo estetico al quale si era rivolta per un intervento di mastoplastica additiva. La vicenda risale al 2018, ma solo oggi l'ex tentatrice di Temptation Island ha trovato il coraggio di raccontarlo pubblicamente. Complice una causa in corso, visto che Teresa Langella ha denunciato insieme ad altre ragazze. A Verissimo la 29enne ha raccontato che il medico, di cui aveva piena fiducia, non faceva entrare la madre durante le visite con la scusa della privacy. Un modo per molestare la sua paziente senza alcuna interferenza. Il seno ma anche altre parti del corpo. Con la scusa che fossero collegate all'intervento chirurgico che non era andato nel migliore dei modi per via di alcuni problemi emersi dopo l'operazione. Nel bel mezzo della confessione Teresa Langella si è fermata e distrutta ha ammesso: sono qui, ma un po' mi vergogno. Provo a fare la dura, devo essere forte per tutti i messaggi che ho ricevuto. Non è giusto che una donna debba sentirsi in difetto, sbagliata. Teresa Langella ha deciso di parlare pubblicamente della faccenda che aveva nascosto ai suoi genitori solo quando è stata contattata dalla polizia giudiziaria nel 2019. Ascoltando le storie di altre donne ha capito che era giusto non mantenere più quel terribile segreto. A consolarla la padrona di casa Silvia Toffanin, che l'ha spronata a non vergognarsi per quanto accaduto. In un secondo momento è entrato a Verissimo Andrea Del Corso, il fidanzato che Teresa ha conosciuto alla corte di Maria De Filippi. L'ex corteggiatore è molto vicino alla compagna, la sta aiutando a superare questo momento complicato, e ha spiegato che presto convoleranno a nozze. Quando? Ad oggi non è stata ancora stabilita una data, ma Andrea ha assicurato che la proposta di matrimonio arriverà in maniera del tutto inaspettata.